Sono corsa a casa e ho trovato una tragedia che ce la fa tuttora. Tutti i cassetti per terra, tutto, tutta l'aria. Mi hanno portato via dal battesimo della mia figliola fino del mio marito, dove mi è rimasto solo questo. E dopo l'ondata di furti che si è registrata nel territorio di Prato Vecchio Stia, che Comune e Arma dei Carabinieri hanno deciso di incontrare la cittadinanza. Da noi non è mai successo un lavoro così, a qualsiasi ora, di giorno, di notte, con le persone in casa. L'interminabile scia di furti in Casentino era iniziata la notte di Capodanno, quando i ladri, approfittando dell'assenza dei proprietari di casa, erano riusciti a mettere a segno una decina di colpi. La criminalità è cambiata, le persone che prima magari di malaffare, che prima magari il Casentino non lo prendevano nemmeno in considerazione, adesso, avendo magari depauperato altre realtà, si stanno cominciando a spostare anche in realtà meno conosciute, più indifese, e purtroppo quando queste realtà arrivano in modo massiccio in questo modo, diventa difficile poi anche riuscire a prenderne le contromisure. Le scorribande dei malviventi sono poi tornate ad intensificarsi sempre nell'Alto Casentino negli ultimi mesi, da qui l'incontro informativo sulla sicurezza e sulla prevenzione dei furti in abitazione. I carabinieri già fanno tantissimo, tanti agenti anche in borghese sul territorio, tante auto civetta, però evidentemente ancora questo non è sufficiente, e quindi anche capire se la popolazione può dare un aiuto attraverso delle forme di controllo di vicinato. E poi c'è l'altro fattore molto importante: cosa fare nel caso in cui una persona trovi un ladro all'interno della propria abitazione, perché si rischia di tenere comportamenti che poi potrebbero portare a dei risultati ancora peggiori. Siete preoccupati? Abbastanza, tant'è vero che si è detto si va giù alla riunione, speriamo che non ci facciano la cianchetta lassù.